La signora Anna Micocro, considerata un po' la gattara del cimitero, vuole denunciare una cosa gravissima che è successa negli ultimi 20 giorni. 20 Al giorni, sì. cimitero che cosa accade? Accade che c'è un terreno confinante col cimitero, ci abita un signore che non può vedere questi gatti. Naturalmente in 20 giorni me ne ha ammazzati 15. L'anno scorso me ne ha avvelenati 7 e i corpi si sono trovati. Questa volta si è fatto un po' più furbo, naturalmente dice meglio buttarli nel cassonetto, una botta in testa, una mattonata, magari gli farà anche del male prima di ucciderli, per la rabbia contro di noi che aiutiamo queste povere bestie. Quindi ce l'ha soprattutto con voi che aiutate con i Ma gatti. Ma con... E perché farebbe questo? farebbe questo perché dice che i gatti vanno dentro a casa sua quando mangiano, in cucina, e sporcano, prendono, che i gatti nostri non vanno nelle case perché nei dintorni ci sono tantissime case con tanti animali, anzi ci sono animali che vengono addirittura lì a mangiare da noi, scheletrici, perché non gli danno da mangiare. Magari sono questi gatti che vanno da lui. I nostri sono tutti belli, pasciutti, stanno bene, sono sani e non vanno in giro, un pochino sulla collina, ma non vanno a Ecco, mangiare quello del chissà. cimitero è una colonia felina autorizzata, Autorizzata, perché voi sicuramente li avete tutti sì. vaccinati. Tutto in ordine, tutti Ah, in a ordine. vostre spese, tra l'altro. Ma molte spese, tante Tante spese, spese. perché Quindi adesso ne mancherebbero, secondo gli ultimi 15, giorni? 15 gatti praticamente, Voi 15. però non potete, pensate che sia quella persona, ma Non non l'avete penso, le prove. Ma dico. non avete le prove. Sicuramente le prove non ci sono, ma dico che è stato lui perché me l'ha detto personalmente che li avrebbe uccisi. Perciò è più di questo che le posso dire. Lei non ha fatto nessuna denuncia? No, non ho fatto nessuna denuncia perché a un certo punto dico che ho le mani legate, che denuncia faccio? Tutti lo sanno, Potrebbe tutti. fare una denuncia con Rignoni. Ma adesso vado ai carabinieri sperando che, no, che mi diano chissà che cosa, quale risposta, perché lo so, però almeno che sappiano che in questo cimitero succede questo. Poi non solo succede questo, biciclette che vanno, che corrono su e giù, macchine che corrono all'impazzata, che vanno Dentro il di qua, dentro cimitero. al cimitero. L'altro giorno c'era un giovanotto che andava su e giù in motocicletta per le scalette. C'è di tutto e di più, Di tutto insomma. di più. Ma io dico, Senta, ma le telecamere perché io non non lo so, funzionano? lei poi ha raccontato una cosa molto toccante, Sì. che ogni anno viene in vacanza a Genova dalla Germania una Sì, famiglia, sì. che c'è una bambina che sta sulla carrozzella che era affezionata a un Sì, gatto, si chiamava che ogni anno Romeo. viene a Sì, ogni anno, trovarlo. sì. Questo gatto che si chiamava Romeo, Romeo, sì, quest'anno la più bambina bello, sta per sì. arrivare e non Sì, lo e troverà. non lo troverà più perché il gatto è il primo stato ad essere ammazzato in questi giorni, nei giorni scorsi, insomma, ecco. Senza aver fatto nulla di male, perché questo gatto tante volte passava dal cimitero, andavo fino al bar che sta sulla strada e se ne tornava giù tranquillamente. Sì. E basta, non faceva niente di male. Lui l'ha tirato magari con qualche bocconcino, come tutti gli E altri che ha quell'anno. fatto, e naturalmente l'ha ammazzato perché non è più tornato. 15 gatti non spariscono così nel nulla, 15 insomma. gatti in 20 giorni. In E 20 giorni, 15 l'altra volta gatti. ne furono avvelenati 7 e trovaste anche i L'anno cadaveri. scorso, sì, l'anno scorso ho fatto anche analizzare qui al laboratorio, perciò a un certo E quindi punto vede come non l'ambulatorio. sono È avvelenati. avvelenamento. E uno solo se n'è salvato, uno ringraziando E Dio. ancora c'è? Ma non credo, perché anche questo, vedi, c'erano 11 gatti neri, adesso ne sono 4, solo 4, gli altri non si Ma sa. non ce l'ha solo con i gatti neri, però. No, C'ho bianco e grigi, bianco e lui non nero. ce l'ha, cioè questo presunto assassino non ce l'ha solo con i neri, con tutti. Con tutti i Vabbè, gatti, dottore, con faccio questa tutti. denuncia, secondo No, adesso me. vado immediatamente, già che sono qui, la farò, perché è una cosa veramente vergognosa e gravissima, è una cosa inquietante, insomma. Esatto. E perciò a un certo punto Ci uno che faccia va al sapere. In cimitero, bocca al lupo, ma allora. sicuramente le farò Grazie. sapere, le disturberò, grazie a voi che mi avete ascoltata, grazie Grazie. mille, buongiorno, grazie.